Ben ritrovati, iniziamo una nuova serie di tutorial dedicati alle caratteristiche di Photoshop nella versione CS5. Incominciamo con lo strumento Riempi in base al contenuto, un utile sostituto del timbro o della pezza per eliminare specialmente oggetti indesiderati. Vediamo ad esempio come togliere uno di questi supporti metallici qui dal muro. Andiamo per prima cosa a fare una selezione abbastanza precisa con il lazzo del contorno dell'oggetto che vogliamo togliere. Poi andiamo nel menu Modifica, Edit nella versione in inglese. Andiamo a selezionare la voce Riempi e da qui andiamo a scegliere appunto Riempi in base al contenuto. Qui lo vedete in inglese. Ok, scegliamo lo strumento, confermiamo, ok, e voilà, togliamo la selezione dal menu Seleziona, Deseleziona, andiamo a ingrandire con lo zoom, eccolo qua, zoom, ingrandisci più, e andiamo a vedere, come vedete, è stato eliminato il nostro oggetto. Questo lavoro richiederà ancora una piccola modifica con il timbro, però il grosso vantaggio rispetto all'uso del timbro è che vi restituisce un bordo privo di sfumature inaccettabili, comunque anche un lavoro molto più veloce rispetto all'uso del timbro. Useremo poi il timbro magari su di un livello vuoto, quindi dalla palette livelli in fondo andate a cliccare sull'icona, eccola qui vicino al cestino, crea nuovo livello vuoto, andate a prendere poi lo strumento timbro e tenendo premuto il tasto opzione, clic, prendiamo il punto sorgente e andiamo poi a dare soltanto due colpi di timbro giusto per togliere ecco adesso io spengo il livello, quei segni che rendevano un po' troppo visibile l'intervento. Qui abbiamo fatto un intervento molto semplice, vediamo ancora ok, spengo il timbro, ritorno sul mio livello di sfondo, vediamo ancora lo strumento se riempi in base al contenuto in azione su di un altro oggetto che vogliamo rimuovere dalla nostra scena. Ho selezionato, come vedete, questa targa, menu modifica. Riempi in base al contenuto, ok, e voilà, menu seleziona, deseleziona, zoom, andiamo a ingrandire e come vedete non abbiamo nessun artefatto sul bordo, tranne in questa zona qui. Stesso discorso di prima, apriamo un livello vuoto, attiviamo il timbro, andiamo a scegliere la nostra area sorgente e un paio di colpi, voilà, anche qui ad esempio possiamo adesso scegliere un timbro di una dimensione inferiore e possiamo andare a rimuovere solo alcuni, eccoli qui, alcuni elementi che renderanno un po' troppo visibile il nostro intervento. Clic qua, zacchete, clic qua e zacchete, ok. Notate però come nella parte inferiore, eccolo qui, il lavoro è praticamente perfetto. È un filtro che è uno strumento che lavora molto bene, non in tutte le circostanze, essere precisi. Probabilmente nelle prossime versioni di Photoshop lo vedremo in azione in un modo ancora più efficace. Continuiamo a utilizzare, a vedere alcuni esempi di come si comporta questo nuovo strumento. Andiamo a eliminare questo bidone, quindi andiamo sempre a selezionare il lazzo, eccolo qua, andiamo a fare una selezione precisa, mi raccomando non troppo distante dal bordo dell'oggetto che vogliamo eliminare. Qua includo anche quei cavi elettrici sulla sinistra, eccolo qui. Continuo con la mia selezione
Il timbro è uno strumento efficace, ma alle volte un po' difficile da gestire, specialmente per le problematiche relative alla riuscita di un bordo efficace. Ok, ancora menu modifica, riempi in base al contenuto, confermiamo e voilà. Andiamo a togliere la nostra selezione e come vedete è stato fatto già un buon lavoro. Posso ulteriormente rifinire questa zona, ad esempio sempre con il lasso attivo, andando a fare una selezione di questo particolare. Poi vado a impostare il lasso, ecco, lo vedete qua nella barra delle opzioni. Lo vado a impostare nella modalità aggiungi e selezione, quindi posso poi andare ad aggiungere un'altra selezione. Anche qui posso aggiungere un'altra selezione. Anche qua, vedete, aggiungo ancora una selezione. Aggiungiamo una selezione anche qui. Andiamo ad attivare il nostro strumento riempi. E voilà! Andiamo a togliere le selezioni e come avete visto con questa modalità utilizzando il lasso nella modalità aggiungi selezione con più selezioni ho rifinito il mio intervento. Chiaramente la cosa andrà poi rifinita un po' meglio in quanto è chiaro che qui c'è sempre qualcosa che non torna. È un filtro molto efficace, come abbiamo visto, da tenere chiaramente in considerazione e da provare senz'altro come prima alternativa all'uso del timbro. Bene, vi ricordo che se avete domande potete scrivermi, mandate una mail a info@robotti.it. A presto con il prossimo tutorial sulle nuove funzioni di Photoshop CS5. Un saluto da Daniele Robotti.